Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi faremo un video decisamente diverso, un video tutorial. Si avvicina Natale e io pensavo di fare proprio per dei mercatini che andrò a fare nel periodo immediatamente precedente a Natale, anche delle lavorazioni ben diverse dalle perline, ma comunque natalizie. Ho intenzione di farvi vedere come fare una ghirlanda di Natale. In internet, sul web, ho trovato soltanto dei tutorial in inglese. Volevo farne uno in italiano per presentarvi comunque come io faccio le mie ghirlande. Per chi di voi mi segue su Instagram e Facebook avrà visto le foto che ho pubblicato l'anno scorso, perché ho fatto le ghirlande per le famiglie dei miei parenti. E in realtà le possibilità sono tantissime, nel senso che la ghirlanda può essere fatta ad esempio in panno lenci, con la lana, col feltro. Oppure come la faccio io. Vi mostro, segnalo anche che potete utilizzare questa, che è una gomma crepla. Io la chiamo musgumi perché mi viene difficile pronunciare il nome. Io, questi sono dei ritagli che mi sono stati portati a casa da Fabio quando, piuttosto di buttarli via, ha detto te li porto. E da qui, ad esempio, potete ricavare delle formine piccole da applicare sul nostro cerchio che noi andremo a utilizzare, il nostro mezzo cerchio per la ciambella, la chiamo io. Allora, vi faccio vedere subito che cosa ci occorre e partiamo con la lavorazione. Allora, innanzitutto ci serve un supporto come questo di polistirolo. Non preoccupatevi se è rovinato, cosa che vi capiterà molto probabilmente, soprattutto considerato il fatto che potreste comprarlo in un negozio di bricolage, mercerie e via dicendo, e si comprano soprattutto in questo periodo. Per questo, che dovrebbe essere un 30 cm di diametro, io ho pagato 1,90 euro. Poi servirà essenziale del filo di metallo, anche questo in un qualsiasi negozio di bricolage, oppure siccome non dobbiamo farci dei grossi lavori, potete trovarlo ad esempio anche al Brico se l'avete vicino casa, o comunque le Leroy Merlin, quei negozi in ferramenta si trovano. Poi ci serviranno ovviamente delle pinze. In questo caso io ho due pinze, una con la punta, con le punte piatte, l'altra con i denti, con i becchi piatti, l'altra con questo arrotondato. In realtà quello che ci servirà soprattutto sarà questo, con anche la tronchesina, che utilizzeremo per tagliare dei fili che utilizzeremo come graffette per firmare il tessuto che metteremo all'interno. Poi ci serve ovviamente una forbice per tagliare il tessuto se non l'avete già tagliato, in questo caso io ce l'ho già tagliato per cui non mi servirà. E appunto il nostro tessuto, questo è un ritaglio ma ve lo mostro semplicemente così, se non sbaglio dovrebbe essere un metro come lunghezza. Un metro, allora, io l'ho comprato a metro, nel senso che nel negozio dove lavora appunto il mio ragazzo lo vendono a metro, vendono varie colorazioni, e ho preso 20 centimetri per 1,40 m, perché dovrebbe essere alto 1,40 m se non sbaglio. Poi l'ho tagliato e ho ricavato con 20 centimetri di oro, 20 centimetri d'argento, ho ricavato due strisce da 10 centimetri ciascuna l'una. Infatti abbiamo, scusate, ho perso una striscia d'oro. E infatti ce l'abbiamo a portata di mano, insomma, un attimo solo che recupero l'oro. Scusate, me l'aveva fregato la gatta perché è sulla sedia qua che sta dormendo, l'aveva fregato. Ok, poi ci serve ovviamente della colla a caldo perché per fermare i nostri scusate, non ve la mo della colla a caldo perché per fermare appunto i nostri nastri e nastrini che attaccheremo dopo ci servirà la colla a caldo, che nel frattempo ho già attaccato la corrente, quindi sta già scaldando. Poi io ho dei ritagli di nastrini dell'anno scorso perché possono essere utili ad esempio per fare dei decori, per fare dei fiocchetti da attaccare alla nostra ghirlanda, sono utilissimi. Ho dei ritagli, dei nastri decorativi di questo tipo, questi li potete trovare tranquillamente anche nei negozi di cinesi che in questo periodo, soprattutto poco prima di Natale, vendono tutti questi oggetti. Se non ricordo male, li ho pagati 1,90 euro l'uno, ne ho presi diversi l'anno scorso quando ho fatto tutte le ghirlande per la mia famiglia. Poi potremmo utilizzare anche un nastro così. Io ho tirato fuori diversi nastri, poi mano a mano, siccome non ho un progetto, decideremo. Piuttosto che questo rosso, penso che utilizzerò soltanto questo qui, argentato, dorato, scusatemi, dorato, perché ci può servire. Dopo questo è anche di quelli che hanno appunto i filetti, i nastrini di metallo, i fili di metallo anche alle estremità, per cui effettivamente aiuta anche poi quando sarà il momento di fissare il tutto.
poi io l'anno scorso attaccai delle palline di Natale, che adesso ho preso in queste colorazioni, e queste palline qui, che sono appunto quelle che noi possiamo tranquillamente tagliare soltanto dei pezzi come decorazioni, appunto. Allora, innanzitutto, scusate, apro i nastri perché ovviamente sono nuovi, per cui li apro per riuscire a lavorare e cominciamo a lavorare subito. Allora, la prima cosa da fare è prendere la nostra ghirlanda e cominciare. Io l'ho dipinta, non so se si vede, l'ho dipinta con dell'acrilico argentato solo dalla parte superiore, però la parte posteriore, come vedete, non è dipinta perché in realtà non è necessario, nel senso che comunque viene appesa. Ora decideremo cosa fare, perché se voi fate passare tutto quanto anche sul retro, non vi serve ricoprirla, mal che vada potete ricoprirla con della carta per pacchi, ad esempio, che può fare insomma la stessa funzione di quello che serve a noi. Allora, io partivo appunto innanzitutto col dividermi le retine in più, col dividermi le retine, ovviamente dalla retina che avevo comprato argentata e dorata ho ricavato alla fine quattro pezzi. Dobbiamo decidere anche come disporli. Di solito io parto con un colore che metto nella parte più esterna e arrivo poi con un altro ovviamente nella parte interna. Comunque sia, faccio una lavorazione alternata. Nel frattempo mi sto tagliando dei pezzi di circa una decina di centimetri di metallo, di filo di metallo, per riuscire poi successivamente a piegarli e fare appunto delle graffette per mettere e fissare il nostro lavoro, perché la colla a caldo servirà solo successivamente, perché ovviamente essendo una retina è difficile riuscire a fissare, altrimenti è difficile riuscire a fissare altrimenti appunto la lavorazione, fissare la retina. Bene tagliate diversi, perché non serviranno in realtà tantissimi, però comunque ce li abbiamo già pronti. Allora, in realtà io lavoro bene anche con le mani, per cui sinceramente farò anche poco, utilizzerò poco la pinza. Vi faccio vedere però. Prendete il filo che vi siete appena tagliati, eccolo qua, e lo piegate in maniera tale da fare una specie di forcina, di pinzetta. Poi non preoccupatevi, perché se è troppo lungo basta una volta infilato, e anzi no, guardate, rettifico il tutto. Conviene già che accorciamo. Fateli più piccoli perché giustamente stavo pensando, effettivamente mi capita magari che non riesco neanche, che non riesco in realtà a fissarli perché mi cadono fuori. Quindi possiamo addirittura con quelli che abbiamo appena tagliato farne due e preparare insomma delle graffettine, così vedete possiamo farle appunto di questa dimensione. Allora, un attimo che ne prepariamo qualcuna e vi faccio subito vedere. Ecco, sì, come vi dicevo prima, effettivamente è una di quelle lavorazioni che permette di fare molte variazioni, molte varietà. Vi dico, io l'anno scorso avevo fatto una ghirlanda con queste retine, poi in 5 punti avevo attaccato degli alberelli che avevo fatto col panno Lenci. Allora, intanto ci fermiamo così. Poi prendiamo appunto, come vi ho detto, io volevo cominciare, scusate, volevo cominciare con l'argento in realtà. Allora, io comincio con l'argento. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prenderlo, innanzitutto dobbiamo farlo in maniera tale che si fermi in qualche maniera. Noi adesso partiamo da qui. Partite dalla lo raggruppate tutto e partite dalla parte più esterna. Prendete una graffetta e la puntate, premendola ovviamente perché vi serve che comunque sia riempia il minimo spazio possibile, la premete sul polistirolo. Fate attenzione perché ovviamente anch'io adesso sono un po' arrugginita. Comunque la premete, una volta che l'avete premuta, lei entrerà qua, non so cosa è successo, non va più dentro. Vabbè, mi sposto io. Ecco, e come vedete abbiamo attaccato. Poi io qua sfortunatamente sono uscita dall'altra parte, vedete, però non preoccupatevi perché vi basta fare così con la nostra tronchesina e magari
cercare di andare appunto il più profonda possibile e non preoccupatevi perché appunto si ferma. Poi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo raggruppare la nostra retina in maniera tale da fare della specie, una specie di volant. E mano a mano che la raggruppiamo, scusate se vado fuori fuoco ma è anche difficile, mano a mano che la raggruppiamo prendiamo appunto una nostra graffetta e ancoriamo la retina al lavoro. Ecco, proseguiamo quindi perché ovviamente questa è la cosa più importante da fare. Continuiamo con questa lavorazione fino a che non finiamo il giro. Teoricamente, se voi comprate la misura, allora comprando una ciambella o comunque base per ghirlanda da 30 cm di diametro e 1,40 m di tessuto, riuscite anche facendo i vari volant a concludere un giro. Bene, facciamo questo lavoro per tutto il giro, poi ovviamente regolatevi voi con la dimensione dei vostri volant, perché io li ho visti anche molto più stretti, però dipende un pochino da voi. Sì, qua non mi ero accorta, mi ha tirato la tovaglia, ma anche qui sono uscita. Comunque ecco, sappiate che se uscite, cosa che capiterà molto probabilmente, non c'è niente di strano da fare, basta semplicemente passare dietro e riuscire a sistemare. Allora, lo fate appunto per tutta la lunghezza della nostra circonferenza e ci rivediamo al lavoro finito. Eccoci qua, allora, dopo che abbiamo fatto tutto il giro, quello a cui vi trovate di fronte sarà più o meno una lavorazione del genere, dove appunto abbiamo concluso tutto il giro. Adesso prendiamo, se volete fare come la faccio io, prendiamo l'oro che abbiamo appunto tagliato nella stessa misura, cioè 10 cm per 1,40 m, con cui riuscirete a fare tutto il giro. Io per dare più movimento e più volume di solito mi fermo, attacco il dorato facendo sempre questo piccolo bozzetto, praticamente facciamo un bozzo qui, lo chiudiamo tutto insieme, mi attacco più o meno dove c'è il centrale a metà di un volant e entro. Così la lavorazione sarà uguale, però avremo comunque una sorta di volume in più. Lo stesso procedimento dobbiamo prendere una nostra graffetta, prendiamo il nostro tessuto e lo chiudiamo a piacere. Allora, mi ero dimenticata di dirvi prima che questo tipo di retine si possono trovare anche in fiorista, anche dal fiorista mi sembra, per cui sì, ecco, io vado per sicurezza sempre a comprare dei tessuti, insomma, quando faccio questi lavori, però sappiate che sono trovabili anche dal fiorista. Allora, ve ne faccio vedere un altro, appunto, prendiamo il nostro, facciamo il nostro volant, ci fermiamo dove desideriamo, in questo caso io lo faccio qui, con la nostra graffettina, buco il polistirolo. Facciamo questo lavoro per tutto il giro e ci rivediamo più tardi. Terminato anche questo, ci troveremo di fronte a un lavoro del genere e ora vi faccio vedere come dovremo fare successivamente. Prendiamo, se fate come lo faccio io, alternando appunto argento e oro, avremo altri due pezzi. Se abbiamo acquistato 20 cm per 1,40 m e li abbiamo successivamente tagliati per 10, non preoccupatevi che questa effettivamente è più grande, il mio pezzo di argentato, ma perché Fabio ha sbagliato le misure e quindi nessun problema. Alterneremo quindi a questo proposito l'argento al dorato e poi successivamente il dorato, sempre con le stesse modalità. Se vi avanzano dei pezzi non preoccupatevi, semplicemente lo tagliate e lo tenete da parte perché può essere utile per il fine, appunto la fine della nostra ghirlanda. Ci vediamo dopo quando la ghirlanda è ultimata. Allora, eccoci qua, abbiamo terminato, come potete vedere, la nostra ghirlanda, abbiamo messo tutta la nostra retina e scusate, sposto un attimo la telecamera, vediamo se riuscite a vederla meglio. Il nostro lavoro intanto è questo, poi toglierò la telecamera e vi faccio vedere perché, guardate, scusatemi ovviamente, vedete? La nostra ghirlanda, eccola qui. Bene, allora,
Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere sostanzialmente dei nastri. Allora, per questo progetto in particolare io ho scelto di mettere questo nastro dorato che ha appunto questa larghezza molto inferiore rispetto a questo che sarà poi il nastro invece che utilizzerò argentato. Io utilizzo sempre dei nastri quando faccio questo progetto per appunto chiudere, fare questo lavoro qui, vi mostro, molto approssimativo, poi lo faremo ovviamente, per fare questo lavoro qui. Voglio passare, io passo con appunto il nastro in questa maniera, passo così e con il dorato passerò dall'altra parte. Come facciamo? Per fermarlo vi consiglio di fare sempre lo stesso procedimento, cioè prendere delle graffettine che vi saranno rimaste molto probabilmente dal lavoro di prima e fermare il nostro nastro. Se ve ne serve più di una, non abbiate paura, utilizzatele perché è giusto utilizzarle. Io ad esempio ne metterò minimo 3, poi vediamo, perché magari quando utilizzate poi la colla a caldo potete dargli comunque una passata appunto di colla a caldo per essere più sicuri che permanga. Qua mettiamo l'ultima. Ecco, adesso ce l'abbiamo ancorato. Cosa facciamo semplicemente? Tenendo appunto il nostro trespolo in mano, trespolo lo chiamo io il rocchetto di filo in mano, passiamo fuori e dentro al nostro, alla nostra ciambella. Vedete? Scusate se esco dall'inquadratura, ma poi magari la tenete anche più, vedete voi se tenerla più... più aperta, meno aperta. Alla fine cosa facciamo? Tagliamo la nostra, il nostro nastro e con lo stesso procedimento, magari cercando di arrivare nello stesso punto, facciamo, attacchiamo altre due o tre delle nostre graffette. Sì, dovete cercare di arrivare proprio sopra al, al nostro buco iniziale. Il risultato dovrebbe essere all'incirca questo. Poi potete ovviamente sistemarvelo perché lo potete far andare come volete, dove volete. Ecco, io lo sto un attimo sistemando perché effettivamente trovo che sia giusto. A questo proposito, adesso potete o mettere quest'altro nastro, magari facendolo passare parallelo, ad esempio così, vedete, lo fate passare parallelo, oppure interessante anche al contrario. Adesso voglio fare una prova, poi... vi dico, deciderò, perché vi dico, non ho un'altra portata di mano da dire decido cosa fare, perché poi ovviamente per dargli un po' di... Allora, verrebbe così. Allora, a me personalmente non piace, trovo che abbia troppi nastri, quindi questo nastro non lo utilizzeremo. Utilizzeremo piuttosto le nostre perline, io le chiamo le collane di perline, e faremo lo stesso lavoro, cioè da un capo, magari appunto questo ce lo mettiamo al contrario coprendolo. Io di solito lo faccio sempre internamente questo lavoro, cioè scusate che non ho nemmeno più graffette. Allora, di solito lo faccio internamente, cioè passo, scusate, mi preparo un altro paio di graffette. Bastano anche 4 perché comunque dopo lo fissiamo meglio, perché dopo alla fine vi lascerò anche ovviamente fare il vostro lavoro e via. Allora, come vi dicevo, io preferisco appunto puntarlo internamente, magari lo facciamo qui, lo puntiamo, vedete che appunto è fatta così, lo puntiamo così e pigiamo verso il basso ovviamente per ancorarlo, e facciamo lo stesso lavoro, solo in questo caso per mio gusto personale, ma voi potete fare esattamente come volete. Passiamo, io passo al contrario per intrecciare in qualche maniera il mio lavoro di prima. Allora, facciamo appunto, giriamo tutto attorno, poi vi dico, intanto lo facciamo, poi ovviamente servirà a fermarlo, perché sennò le catene ovviamente cadono perché non sono ancorate bene. Magari qui potete fare anche un giro in più. Adesso io l'ho fatto anche troppo largo per i miei gusti,
lo stringo un pochino. Sì, fortunatamente è un lavoro che permette comunque di cambiare fino alla fine, perché effettivamente quello che voi fate è nelle vostre mani fino all'ultimo momento e non serve di far tutto, insomma. Ecco, allora qua ci possiamo fermare, anzi guardate, faccio un altro giro. In questo caso preferisco fermarmi per fuori. Allora prendo un'altra graffetta e intanto lo fermo per poi appunto magari fermare qualche per poi magari fermarli tutti. Adesso per essere proprio ok. Allora, a questo proposito, tagliamo adesso il capo, perché ovviamente non possiamo andare avanti così. Ecco qua, tagliamo e poi io ancora meglio, perché qua mi sono accorta che questa graffetta fa la stupidotta, quindi ne metto un'altra. Poi in questa occasione comunque voi potete metterci un goccio di colla a caldo qui. Il problema è solo sulla rete, che è difficile. Ecco, allora questo è diciamo il risultato momentaneo. Poi si può ad esempio attaccare qualche pallina. Scusate, ne prendo ancora perché penso che mi servano. Magari io ne ho due argentate e due dorate. Con la colla a caldo, come vi dicevo, abbiamo la nostra colla. Anche questa le mettete a piacere sostanzialmente, perché potete fare esattamente come volete. Ad esempio io vorrei metterne una qui. Poi ne vorrei mettere un'altra qui, che magari la faccio alternata, cioè la faccio dorata qui. Scusate, mi sono scottata con la colla perché è caduta evidentemente. Sì. Scusate. L'ho messa proprio sulla colla, che scema, vabbè. Scusate, avete visto cosa non è da fare quando fate questi lavori. Allora, riprendiamo in mano l'argentata, la mettiamo qui più o meno dalla stessa parte. Attenzione ovviamente a non scottarvi come ho appena fatto io, e aspettiamo un attimo poi, e non vi preoccupate perché le attaccheremo per, vedete che le palline hanno il cappietto qui, e le attaccheremo comunque con una con una delle nostre graffette. Attacchiamo anche l'altra pallina, prepariamo le graffette che avevamo appunto tenuto in considerazione. Io le metto qui proprio dove c'è, non so se voi riuscite, no, non riuscite neanche a vedermi perché ho proprio la mano sopra. Comunque vi mostro un'altra volta, mettendo anche un po' più di colla a caldo, perché tanto poi questa non si vede. Madonna che bruciatura, vabbè, scusatemi, piccoli problemi della diretta. Allora, bastano anche piccole le graffettine, vi mostro qui. Allora, vedete che la pallina si mette a fuoco. Eccola qua, che la pallina al cappietto proprio qua dentro. Prendiamo una delle nostre graffettine. Vabbè, non la vede, non la vedete, ma non vi preoccupate. E la fissiamo al supporto in polistirolo. Facciamo così per tutte e quattro le palline. No, scusate, questa. Per tutte e quattro le palline. Torniamo indietro, che così lo vedete lo stesso.
In questo caso ovviamente anche, nel senso che magari la giriamo un po' in maniera tale da fissarla il più possibile. Ecco, e così abbiamo terminato. Poi io personalmente farei anche dei con un nastro, ho trovato questo, farei dei non ricordo più com'era, scusate, sto pensando. Farei dei piccoli fiocchetti da mettere, da aggiungere, perché comunque lo trovo molto, molto interessante, li trovo molto carini, perciò. Vorrei appunto fare un paio di fiocchetti. Ok, uno eccolo qua. Li facciamo magari di queste dimensioni. Adesso io taglio tagliamo magari piegando, piegate così, tagliate così, scusate, in maniera tale che venga fuori anche la codina e un fiocchetto è pronto. Magari ne facciamo due. Allora, per fare il fiocchetto io seguo un tutorial che avevo visto in internet, su YouTube. Vediamo se riesco a farvi vedere. Allora, si passa così con il filo, si passa poi internamente sotto tutti e due. Scusate. Allora, ve lo faccio rivedere. Prendete il filo tra pollice e indice, lo passate attorno all'indice, poi passando in mezzo attorno al medio, tornate tra medio e indice e vi trovate questo tipo di lavorazione. Passate adesso sotto tutti i fili con il filo che avete appena tirato fuori in questa maniera. Vediamo se riesco. Ecco qua. E già si forma effettivamente un po', anche se questo l'ho persa, non va bene. Questo è troppo corto. Si forma, lo togliete, li togliete, farete un po' fatica perché si incastrano, vabbè, li togliete e avete questa forma qui. A questo proposito, a questo punto, scusate, partite ovviamente con quello che ne avete di più, fate un giro attorno, e io faccio un nodo tra i due, però in questo caso, adesso vediamo se riesco. Comunque lo si trova in internet, è molto semplice, deve essere in inglese, tipo how to make a bow o qualcosa del genere. A bow, sorry, no, a bow. No, niente, qua ho sbagliato qualcosa. Allora, aspettate un attimo che provo a rifarlo. Eccolo qua. Sì, semplicemente era troppo piccolo. Allora, anche qui facciamo la stessa lavorazione, cioè tagliamo il nastro così. Magari lo sistemiamo un po' in maniera tale che sia appunto più carino e attacchiamo questi due qua. Lo attaccate dove volete perché fondamentalmente potete attaccarlo dove volete, io ne attacco uno qui. Ricarico la colla sperando di non bruciarmi di nuovo. Ricarico un corno che è caduta giù, vabbè. Cioè oggi va così. E attacchiamo il nostro piccolo fiocchetto e magari l'altro lo attacchiamo più o meno speculare, ecco, io lo attacco qui. Magari se la colla va giù. Qua. Ecco,
Ecco, allora adesso non vi resta altro che se volete aggiungere, aggiungete quello che volete, fate come volete perché ovviamente è il vostro progetto, potete essere libere di lavorare esattamente come volete. Se volete, l'unico consiglio che vi do è di fissare un po' queste catenelle che abbiamo appena messo, di vedere che sia ben ancora, che siano ben ancorate anche le palline e la nostra ghirlanda è terminata. Poi cosa potete fare? Potete lasciarla così, senza alcun tipo di cappietto o qualcosa per appunto appenderla, oppure potete anche aggiungere, io di solito facevo con del filo di raso o comunque con del filo, potete utilizzare anche questo ad esempio per appenderlo, fate una cosa del genere, l'attaccate dietro e sapete che ovviamente si può senza problemi appendere. Vi consiglio questo tipo di fili perché è molto più semplice, con la scusa che avendo l'interno in metallo potete piegarlo come più vi piace. Grazie per aver guardato il tutorial e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao ragazzi, sono ancora io. Ci tenevo a farvela vedere intera perché mi sono resa conto smontando la telecamera che dal cavalletto non si vedeva bene. Ve la mostro, questa è la nostra ghirlanda, quella che abbiamo appena fatto. Perdonatemi, ma ho la telecamera in mano, per cui se trema c'è un qualche motivo. A me personalmente piace tantissimo come progetto, trovo che sia molto natalizio, molto bello, anche perché è fatto interamente da noi e che sia anche un regalo fantastico per chi magari come me l'anno scorso vuole sorprendere i propri parenti con un regalo originale, soprattutto fatto a mano. Potete aggiungere tutto quello che volete, anzi spero che lo facciate, spero che vi sia piaciuto appunto il tutorial e ciao, adesso è veramente finito il video. Ciao!